Ieri abbiamo visto sfrecciare in diga a uscire dal porto un prodotto di ingegneria navale di tutto rispetto. Si tratta di un, presupponiamo, intercettore a quattro motori che in modelli simili hanno una potenza di 300 cavalli ciascuno. L'azienda da cui esce è l'FP Design, da cui escono vari modelli in dotazione alla Guardia di Finanza. Fondata nel 1971 dall'ingegnere Fabio Buzzi, pilota di offshore, si è specializzata nella ricerca e nello sviluppo, producendo modelli sempre più sofisticati. Attività principale è il mondo delle competizioni, che in oltre 40 anni di attività ha dato molte soddisfazioni, vincendo complessivamente 52 campionati del mondo, 7 volte l'Armsworth Trophy e stabilendo 56 record mondiali di velocità in tutte le classi esistenti. La sua produzione si è estesa in campo militare oltre che agonistico, sviluppando una gamma completa di imbarcazioni adottate dalle maggiori organizzazioni militari e di guardia costiera di tutto il mondo, utilizzando un'impressionante serie di brevetti relativi a scafi, trasmissioni, eliche, riduttori, idrogetti, turbine a gas ed altro. L'azienda continua a realizzare prototipi, motoveicoli da corsa e pattugliatori ad alte prestazioni. Anche la vedetta della Guardia di Finanza che ha accompagnato l'intercettore all'uscita del porto esce dalla stessa azienda e anche quella può mettere in campo ottime prestazioni raggiungendo una velocità di 54 nodi, circa 100 km all'ora. Il modello 54FB non ha ancora una scheda tecnica nel sito dell'azienda, non possiamo dirvi nulla di più. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com.